Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa organizzata dall'UMPLI, l'Unione Pro Loco d'Italia, della provincia di Cosenza e regionale, e dalla Pro Loco di Paola. Conferenza stampa che vuole essere l'apertura di quella che è la stagione estiva, ma non solo, perché coincide con una vera e propria ripartenza di quella che è il mondo delle Pro Loco subito dopo la pandemia. Una precisazione tecnica: il convegno viene registrato da Liberi TV e successivamente sarà disponibile su YouTube e sul sito di Liberi TV, che naturalmente ringraziamo per la costante presenza e vicinanza al mondo delle Pro Loco. Io partirei subito con il taglio del nastro, possiamo definirlo così, di quella che è la nuova Pro Loco di Paola. Dopo 10 anni si ritorna sul territorio di Paola con le attività della Pro Loco. A essere nominato presidente è Marcello Lamberti, a cui do passo la parola per i saluti iniziali e per l'augurio, facendogli l'augurio di una buona partenza e ripartenza. Buonasera a tutti. Ci sentite? Allora, buonasera a tutti. Penso che oggi sia una giornata importante per la Pro Loco di Paola e per la Pro Loco regionale, perché dopo tutto quello che è successo con la pandemia si sta cercando di ripartire, quindi Paola, diciamo, è il paese che dà l'inizio a questa ripartenza, chiamiamolo così. E il nostro motivo è un orgoglio per noi, e per questo ringrazio il sindaco che è presente, poi parla dopo lui, per aver accolto questa richiesta fatta da noi, il presidente provinciale, che ha voluto che si partisse da Paola per quanto riguarda la ripartenza delle Umbrie regionali, considerando che anche le Umbrie hanno creato un cammino nella figura di San Francesco di Paola. È il presidente regionale che oggi finalmente ho avuto il piacere di conoscere, perché l'avevo solo conosciuto per telefono e per i social. Niente, la Pro Loco di Paola ha una storia, considerando che è nata nel 1960, quindi non è una Pro Loco giovane. È stato fatto un bel lavoro da chi ci ha preceduto, però poi, come dicevi prima tu, sono 10 anni che un po' la cosa era un pochino ferma. E abbiamo cercato, stiamo cercando, ripeto, anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale e con le forze economiche diciamo, del paese, per cercare di fare un progetto. Diciamo, adesso in breve, perché insomma, le condizioni non ce lo permettono, però cercheremo di mettere al primo posto il lavoro, diciamo, i beni che ci sono nell'enogastronomia, ma anche culturale che ci sono in Calabria e anche nella città di Paola, per cercare di accogliere tutte le. E diciamo, i turisti che possono venire qui in Calabria e anche ai calabresi che magari non conoscono effettivamente la Calabria, non conoscono la Calabria bene. E io mi reputo un presidente un pochino anomalo, non sono diciamo, un oratore perché faccio l'imprenditore di professione nel settore dell'enogastronomia, preferisco diciamo, un presidente del fare, nel senso di come dice, meno oratore ma più sul campo. Quindi di questo ringrazio anche diciamo, il gruppo del Consiglio della Pro Loco che sono qui presenti, il vicepresidente e tutto il Consiglio. Ripeto, cercheremo di fare qualcosa di positivo per la città di Paola e per tutte le Umbrie della Calabria. Paola è a disposizione. E se vorremmo poi in futuro organizzare anche giornate del genere, la Pro Loco di Paola sarà sempre disponibile, quindi contate su di noi. E
che quando ci sono, diciamo, delle progettualità nuove, delle cose da fare, la vostra porta è sempre aperta. Grazie. Grazie Presidente. Fortemente commosso anche il Presidente, è la sua prima uscita anche pubblica dopo essere stato eletto in questa nuova prologo. E naturalmente alcuni dei passaggi del suo discorso sono quelle che poi caratterizzano il mondo delle prologo, cioè la sinergia, la rete, le prologo come appunto custodi di cultura e tradizione. E naturalmente era importante avere nella città del Santo Padrono della Calabria, San Francesco, anche un presidio dell'Umpli. Non poteva non essere così, al di là delle bellezze paesaggistiche, architettoniche che può avere, c'è questo elemento importante che mette insieme tutta la Calabria. Presidente Grosso Lavalle, quindi una nuova prologo si apre, è il cammino che lei ha iniziato sin dal suo nuovo mandato, quello di far rifiorire le prologo, un cammino che non si è mai fermato e che oggi trova nella città di Paola una nuova apertura. Sì, grazie. Ovviamente l'augurio e i complimenti al neo organigramma della Proloco di Paola, salutando anche chi fino a ieri ha rappresentato Paola, vale a dire Riccardo Ferrari. Il saluto all'amministrazione comunale, al signor sindaco, con il quale abbiamo sempre, come dire, ci siamo sempre confrontati sulla necessità che a Paola, ovviamente, la Proloco ristabilisse quel ruolo di entità legata alla promozione, alla valorizzazione, a quella che deve essere, ecco, un ente, a quello che deve essere oggi un ente dedito alla programmazione, alla progettualità, alla progettazione unitamente a quelle che sono anche gli indirizzi dell'ente locale. Oggi viviamo anche l'evoluzione di un mondo dove le Proloco e l'Umpli hanno sicuramente una forza esponenziale, che è appunto il mondo del terzo settore. Le Proloco, attraverso l'Umpli come grande rete a livello nazionale, sicuramente la più grande rete, è la rete più rappresentativa d'Italia, hanno qualificato quello che è il mondo del terzo settore, hanno anche determinato che insieme al welfare, quindi al quel settore dedicato al sociale, deve coesistere il settore dedicato alla cultura. Quindi Proloco, Umpli e il terzo settore oggi si trovano ad una sfida importante, ad una sfida che devono, che la quale sfida deve determinare appunto lo sviluppo locale e la crescita su tutti gli impatti che possono appunto generare dalle esperienze e dalle competenze quello che dicevo poc'anzi, appunto determinato dallo sviluppo locale. Un'amministrazione sensibile, perché non è scontato questo, io lo dico in ogni luogo, un'amministrazione che da sempre ha voluto una Proloco al fianco nel determinare appunto una programmazione partecipata, una programmazione che possa vedere i due enti, pubblico e privato,
nel redigere determinati indirizzi e determinate azioni. Quindi Paola, che è una città importantissima, oggi vede una Proloco che ristabilisce quella posizione territoriale. Nulla toglie ovviamente al passato, ma le evoluzioni ovviamente chiedono e pretendono una costanza e una quotidianità proprio sui territori. E quindi Paola, sulla figura di San Francesco di Paola, sul gigante San Francesco, ma anche su quelle che sono tutti i connotati relativi appunto al bene patrimoniale, culturale e immateriale. E un ringraziamento ovviamente anche al consigliere provinciale Piero Sciammarella, che segue con grande attenzione l'UMPLI provinciale, ma segue quelle che sono tutte le iniziative che stiamo portando avanti insieme a Manuela Filice. Un ringraziamento fraterno al presidente regionale Pippo Capelluvo, che fa tantissimi chilometri proprio per dimostrare vicinanza, qualità, forte senso delle istituzioni, perché questo è un altro concetto fondamentale che contraddistingue l'UMPLI: il senso delle istituzioni e del rispetto delle istituzioni. E mi ricollego quando poc'anzi evidenziavo la configurazione dell'ente terzo settore. Con le organizzazioni di categoria stiamo facendo un grande lavoro, stiamo facendo un grande piano programmatico. E mi sento di ringraziare il presidente della Confesercenti regionale e provinciale, nella persona di Vincenzo Farina, con il quale, insieme al delegato direttore della rivista Terre da Mare, Francesco Imbroise, abbiamo messo in campo un qualcosa che può divenire e diventare esempio per le altre regioni. Vale a dire, abbiamo stilato, sarà da qui a qualche giorno, poi Francesco entrerà nel merito, stiamo stilando quello che devono essere i punti informativi nelle strutture balneari. Pensate un po', il turismo balneare si concentra ovviamente per sua natura al 99% nelle strutture balneari. Nelle strutture balneari sicuramente selezionate, il turista o il visitatore troverà le informazioni che riguardano non soltanto quest'area, quindi l'area del Tirreno Cosentino, ma riguardano anche l'area della zona ionica. Questo per dare sempre una maggiore informazione, ma anche un maggior accompagnamento a quella che deve essere una conoscenza chiara, per un apprezzamento sempre più esponenziale dei territori calabresi, nella fattispecie del territorio provinciale. Quindi questo esperimento, che come dicevo potrà diventare un esempio, partirà da qui a qualche settimana, coinvolgendo appunto l'area tirrenica e l'area ionica. Questo è un cammino che facciamo da qualche tempo con la Confesercenti, con la quale abbiamo instaurato questo rapporto di coesione e di condivisione, ma lo facciamo proprio per dare un contributo di qualità, un contributo di competenze e di esperienze, proprio per alimentare e per rafforzare il fenomeno del turismo. Oggi purtroppo siamo costretti al turismo di vicinato o al turismo di prossimità, e con questa azione ovviamente, in questa fase che è sperimentale, ma in questa fase dovuta anche alla situazione drammatica del Covid,
dovremmo in un certo senso preparare coloro i quali sceglieranno, e riteniamo che la percentuale è abbastanza incoraggiante, sceglieranno le località calabresi per fare le vacanze, ma sceglieranno anche di ritornare e di portare quelle buone prassi che vogliamo determinare attraverso questi accordi, queste sinergie serie, queste sinergie funzionali. Concludo dicendo appunto, concludo dicendo e finisco il ragionamento e il saluto ai delegati Elvira Sacco, Salvatore Licursi, che poi faranno la loro relazione, per dirvi: l'UMPLI è una squadra, non è il singolo soggetto fisico, è una squadra. È una squadra complessa, è una squadra con le diverse funzioni ed è una squadra dove nella propria gestione insistono esperienze e competenze. Ovviamente l'augurio e lo stimolo è sempre indicato nell'ente locale, così come anche negli enti sovralocali, quello di stabilire determinati parametri di cooperazione e di collaborazione, perché realmente, in modo tangibile, quanto prima presenteremo anche alcuni dati, l'UMPLI e le Proloco rappresentano quello che è un reale impatto forte, generato appunto dal senso dal senso di appartenenza, di responsabilità, ma anche dal senso delle istituzioni, e quindi questa coesione può sicuramente generare e determinare uno sviluppo coeso ed equilibrato. Vi ringrazio. Grazie a lei, Presidente, sempre puntuale, dettagliato, rigoroso anche nella presentazione del mondo delle Proloco, che oggi si mostrano a 360 gradi proprio, perché non sono più quella realtà territoriale, sì, ma che si occupava quasi esclusivamente di turismo o di l'organizzazione di eventi quali ad esempio le sagre, ma in questi anni le Proloco sono diventate un ente di prossimità vero e proprio e siede a tavoli importanti, siede ai tavoli dei ministeri, siede ai tavoli di concertazione delle realtà pubblico-private e stringe accordi come quello che ha sottolineato appunto il Presidente, e oggi ne abbiamo un esempio. Tra l'altro c'era un interessante articolo, non ricordo dove, il giornale, dove oggi si metteva in luce, si sottolineava come il mondo dell'associazionismo, quindi il terzo settore, è diventato una costola importante dell'intera, non solo economia del paese Italia, ma addirittura, Presidente Capellupo, e questo poi le passerò il testimone successivamente, può essere un elemento caratterizzante la politica dei territori, la governance dei territori, quell'elemento importante con cui la politica anche oggi si deve necessariamente confrontare, a partire appunto dalle amministrazioni comunali. Quindi merito naturalmente al comune di Paola, che ha saputo cogliere questo aspetto. A questo punto passo la parola a Francesco Imbroisi, direttore appunto del Consorzio Terra da Mare. La rivista è questa qui, è presente ormai da tantissimi anni, è diventata una vera e propria anche questa realtà. Okay. Buonasera a tutti. Questo non lo so se si sente. Adesso si sente? Ok. Ringrazio ovviamente per l'invito, delle belle parole che ha speso Antonello per la nostra organizzazione.
saluto ovviamente tutti, faccio gli auguri in bocca al lupo al mio amico nonché presidente della Proloco di Paola. Detto questo, una breve riflessione su Terre da Mare e dopo con molto piacere tendo di dire qual è l'idea che abbiamo messo in piedi con Antonello, che al di là dei rapporti che abbiamo da sempre tra Proloco e Confesercenti, sono pure rapporti di stima personale, e quindi capite bene che quando poi c'è anche questo elemento probabilmente le cose si raggiungono con molta più facilità. Terre da Mare è un consorzio che nasce nel 2012, inizialmente su questa zona nostra paolana, nel breve periodo diventa un consorzio regionale e poi subito dopo extra-regionale, oggi è presente in Calabria e in Basilicata. Sintetizzo, noi praticamente rappresentiamo 8.000 posti letto, 20.000 posti ombrellone, abbiamo 4 organizzazioni turistiche all'interno, noi le chiamiamo ATS, Riviera di San Francesco, una combinazione che è la nostra zona, nei fatti rappresenta qualcosa come oltre 250 imprenditori turistici costieri. Detto questo, vado nel merito di quelle che noi già faremo per l'imminente stagione estiva, perché mi ha incuriosito molto il vostro titolo, In viaggio per la Calabria, e quindi noi diremo poche cose, ma rispetto a chi poi viene in Calabria che cosa troverà. Di sicuro troverà l'accoglienza, quella è tipica calabrese, no? Detto questo, però, nei fatti noi poi che cosa è che faremo? Per intanto tutti gli ospiti del nostro circuito avranno la possibilità di fare delle visite guidate gratuitamente nei nostri borghi, nei nostri centri storici, e spesso queste visite guidate iniziano, finiscono con delle degustazioni di prodotti tipici locali. Questo perché noi siamo dell'idea che vendere mare in Calabria per noi sarebbe molto, molto facile. Tenete presente che i numeri, sapete meglio di me, parlano chiaro. In Calabria si viene oltre il 90% per la questione mare, però se noi volessimo giocare da qui al futuro prossimo la partita soltanto sul mare, vi posso assicurare che la perdiamo tutti. Noi invece per tempo, anzi da tempo, ci stiamo occupando di vendere quello che realmente solo noi abbiamo, cioè il territorio, le nostre tradizioni, la nostra cultura e, perché no, la nostra enogastronomia, che vi posso assicurare che non è secondo rispetto a niente. Un altro elemento di novità che noi abbiamo inserito da un po' di anni è quello che è la mobilità della serie. Anche qua abbiamo fatto una riflessione, ma onor del vero, da tempo, su quella che può essere la presenza turistica sulle nostre coste. Mantenere le persone per un periodo più o meno lungo nella stessa località, abbiamo verificato che poteva essere per gli anni a seguire, perché abbiamo fatto degli studi che a tal riguardo con Confesercenti, potevano essere di minor appetito per gli ospiti che vengono da sempre tradizionalmente sulle nostre coste. Quindi che cosa abbiamo fatto noi come consorzio? Abbiamo, e questo poi mi serve per agganciarmi a quello che ha anticipato Antonello, noi abbiamo fatto un open voucher diurno, e cioè tecnicamente vuol dire che acquisti un abbonamento, a prescindere da dove lo acquisti, in qualsiasi stabilimento balneare, in qualsiasi struttura a noi collegata, e praticamente con questo puoi andare a mare dove vuoi, quando vuoi, come vuoi e con chi vuoi, soltanto con un semplice click. Lo traduco. Io posso avere l'esigenza di venire a Paola in vacanza, e però dopo che sono stato una settimana a Paola in vacanza, che mi sono girato il santuario, il centro storico, eccetera, bella cittadina, ci abito da sempre, però mi rendo conto che poi si va a esaurire quello che l'interesse, specialmente se qualcuno ci viene da tempo. Noi che cosa somministriamo e proponiamo ai nostri ospiti? Di girarsi il territorio. Faccio anche qua due esempi per capirci. Io posso spingere i miei ospiti di andare a visitare uno dei centri storici più belli che abbiamo in Calabria, che è il borgo di Fiumefreddo, uno dei borghi nel circuito borghi d'Italia, e quindi là ci organizziamo con le visite guidate, associazioni a noi collegate, gli organizziamo quella che è la visita nel centro storico, eventualmente la degustazione, ad esempio se gli facciamo mangiare una frittata di patate sicuramente non sbaglieremo. Dopodiché, posto che abbiamo verificato che vengono in Calabria per il mare, aveva scelto Paola come base logistica, anziché dirgli a questo nostro ospite di ritornare a Paola per farsi il bagno al Lido Havana Club, no? Che magari ha prenotato là, può andare tranquillamente al Lido Serenella a Fiumefreddo Abruzzo, e quindi uno schioppo di strada dal centro storico, e senza nessun maggiore sborso di denaro praticamente si va a fare la sua vacanza a mare. Quindi cambia soltanto lo stabilimento balneare.
Questo l'abbiamo trovato di molto interesse e non vi nascondo che è uno degli abbonamenti più venduti che abbiamo negli ultimi 2 anni. Ho fatto l'esempio di Fiume Freddo, ma un altro esempio, poi finisco con questi esempi, è quello che molte persone praticamente hanno interesse ad andare a Pizzo Calabro, perché hanno voglia di mangiarsi un bel gelato, perché siamo nella bella stagione, e quindi noi ovviamente gli proponiamo il famoso tartufo di Pizzo. Quindi scendono a Pizzo Calabro, degustano il tartufo, fanno la vista guidata e se ne scendono a mare a Lido Pesce Spada, faccio degli esempi, i nostri soci, e si va a fare la vacanza a mare. Ci siamo preoccupati anche di che cosa? Di organizzare quella che ha la mobilità, perché noi è il nostro cruccio che abbiamo qua. Su questo noi l'anno scorso in via sperimentale, quest'anno l'abbiamo definita, abbiamo un accordo con Italo Treno, dove il biglietto che i nostri ospiti acquisteranno interviene terra da mare e rimborsa il 20%. E il 20% non lo rimborsiamo dopo, ma direttamente mentre prenoto il biglietto sulla linea Flex, sulla tariffa Flex. Perché? Perché essendo dei turisti, le esigenze possono cambiare giorno per giorno. Quindi io posso decidere di andare domani a Pizzo Calabro, un imprevisto ci vado dopo domani. Noi su questo praticamente direttamente interveniamo sul prezzo con il 20% di meno. Un altro meccanismo che abbiamo messo in piedi e che quest'anno è il primo anno che lo sperimenteremo, ma già diciamo è cosa fatta, abbiamo un accordo di partnership con Welcome to Italy, che è un portale che farà in gaming, e noi su questo ne siamo sempre stati convinti, perché non vogliamo ragionare con Give Outgoing. Gli ultimi tempi ci dicono che meno persone si spostano all'estero e più cercano l'Italia. E poi abbiamo il dato dell'anno scorso. L'anno scorso noi siamo stati invasi da, tra virgolette, invasi da turisti, perché nella forbice tra luglio e agosto rispetto all'ultimo decennio sono stati i 2 mesi migliori degli ultimi 2 lustri. Quindi noi rispetto a questo abbiamo fatto questo accordo con Welcome to Italy, con il Regional, che combinazione si trova sull'area urbana a Cosenza. Su questa zona nostra della Riviera di San Francesco, in via sperimentale, abbiamo messo in piedi questa iniziativa e noi siamo tecnicamente, per loro ci definiscono i local expert, per cui organizziamo tutte queste cose che vi ho detto, e abbiamo una persona che abbiamo messo a disposizione, una professionista, che cura l'approccio con i turisti e con Welcome, che è Valeria Calluso. Rispetto a questo vi dico pure che ieri noi abbiamo presentato la rivista Terre da Mare alle Castella, perché noi praticamente ogni anno, dove facciamo lo scatto della copertina, poi andremo a fare la presentazione, e ieri abbiamo lanciato il video, perché abbiamo fatto un video promozionale di 1 minuto e 20, che nel giro di pochi giorni metteremo in rete, e poi magari darete un'occhiata. Questo l'abbiamo fatto volutamente in via sperimentale, su un territorio ben definito, che va da Cetraro fino ad Amandea, perché in questo caso abbiamo scelto la Riviera di San Francesco, abbraccia questi 11 comuni che poi vi inviteremo a vedere. Detto questo, vado velocemente a quello che ha anticipato Antonello. Noi siamo molto d'accordo nel presentare questa nostra costa con un bigliettino da visita diverso rispetto al passato, e quindi l'idea che ha avuto Antonello, brillante, che l'ha condiviso col presidente nostro Farina, che porta i saluti per il mio tramite questa sera qua a voi. Noi praticamente faremo in modo che, posto che da un po' di anni a questa parte gli stabilimenti balneari vengono vissuti come dei front office, dove le persone, i turisti, qualsiasi avventore che va sulla spiaggia chiede informazioni, e allora abbiamo pensato, perché non fare in modo che questi stabilimenti balneari possano dare anche informazioni sul territorio? Però rispetto a questo è chiaro che bisogna fare 2 tipi di interventi. Il primo è dal punto di vista professionale, cioè se non possiamo lasciare più alla mercé del fiume di turno dare una risposta, oppure in passato la risposta più brutta che si poteva avere, quando qualche ospite chiedeva al proprietario del lido, a qualsiasi collaboratore, che c'è da fare in questo paese, fece buh, non lo so. Tenete presente che questo non va più bene. Forse nel tempo delle cosiddette vacche grasse andava bene, oggi a 2 semi da una competizione nel Mediterraneo, che diciamo ti devi attrezzare, le risposte qualunque non servono più. Noi rispetto a questo con Antonello metteremo in piedi ovviamente una formazione mirata, individueremo quelle strutture balneari che tra virgolette non ci facciano fare brutta figura. Chiudo dicendo che cosa? 2 elementi che stiamo lavorando, quindi quello che vi ho detto fino adesso già lo facciamo.
Noi stiamo lavorando sotto due elementi perché non posso non portare alla vostra attenzione altri due elementi che noi abbiamo in cantiere, ma da qui al prossimo anno, pure perché ieri ha chiuso i lavori l'assessore regionale al turismo Orso Marzo ed è molto d'accordo sulla nostra linea, pure perché ieri l'oggetto era sostenibilità e non può essere diversamente, ma anche la qualità dei servizi, perché rispetto a questo ci dobbiamo dire chiaramente che ormai i servizi anche in tempi di coronavirus non sono determinanti ma di più. Quindi lavoreremo sulla figura professionale, che adesso vi anticipo dove andremo a parare, e un'altra cosa, lavoreremo sulla classificazione degli stabilimenti balneari, che è già voluta dalla legge regionale addirittura nel lontano 2005, che è stata la grande incompiuta. Noi siamo delle idee che dobbiamo uscire chiaro all'esterno con un cartello per dire quali sono gli stabilimenti balneari che hanno 2 stelle marine, 3 stelle marine, 4 stelle marine, per così come funziona per la ricettività notturna. Chiudo dicendo che cosa? Che per fare questo ci vuole una figura che oggi per noi non può essere più rinviabile, e cioè, a modo di esempio, lo potremmo chiamare direttore di stabilimento balneare, però a prescindere dal titolo che lo chiameremo, dovrà essere quella figura che si va a posizionare tra il proprietario dello stabilimento balneare, quindi il concessionario, e tutta la parte dei servizi che ormai interessa uno stabilimento balneare, per dare delle informazioni aggiuntive dalla serie, non più la risposta che vi ho detto prima, boh, non lo so che c'è da fare, ma una persona che, ripeto, lo chiameremo direttore come decideremo, e che però sappia dare risposte sia sul territorio e su quelle che può essere una cultura che ovviamente man mano si va a perdere. Per il momento vi ringrazio. Elementi importantissimi, mi rivolgo ai due presidenti: formazione, professionisti, qualità, servizi, di cui oggi non si può fare assolutamente a meno. E poi il passaggio importantissimo, che è quello che non ci confrontiamo più con i turisti, ma ci confrontiamo con i viaggiatori. Viaggiatori che vogliono, cercano e scelgono le proprie mete non più sul bello, ma su quello che offrono a 360 gradi. La stagione estiva, sindaco, dei due mesi all'anno, sotto l'ombrellone non esiste più, perché comunque si chiede anche appunto conoscenza del territorio. Io adesso velocemente, prima poi di lasciare i due ospiti d'onore, li possiamo definire così, presidente Fiorosso Lavalle, per la chiusura, vorrei fare intervenire a alcuni dei protagonisti appunto del mondo dell'Umbria. Partirei con Salvatore Licursi, se vi lasciate il campo, che è presidente della Proloco di Scalea, nonché delegato dell'Umbria Riviera dei Cieli. Se me lo lasci, grazie, perché ho finito, perché sennò ci picchiano. Grazie, il bello della diretta. E tra l'altro domani sarà Scalea protagonista di un altro incontro e un altro accordo. Vi chiedo di rimanere nei 5 minuti, se non vi dispiace, così diamo la parola a tutti. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il presidente Grosso Lavalle di averci invitato e ringrazio tutte, insomma, le persone che sono intervenute, che possono essere per noi da stimolo veramente a far bene nelle nostre comunità. Come si è detto, effettivamente le Proloco sono degli avamposti di prossimità. Lo sono state nel Covid, faccio questa piccola parentesi, dove noi che siamo appunto sul territorio presenti ci siamo snaturati da quella che è la nostra, come vediamo finalmente, vocazione turistica e quindi ripresa turistica, in quello di assistenza vera e propria. Abbiamo fatto quindi delle opere, grazie sempre a Antonello, di assistenzialismo nei confronti delle persone che ci stavano vicine, insomma, ma non solo. Ecco, già possiamo inserire il primo discorso, è proprio questo: non pensare soltanto alla propria comunità, bensì andare oltre. Tant'è vero che grazie a una grande operazione, che è quella del Banco Alimentare, ma a livello regionale, abbiamo fatto sì che si è creata una rete di sussidio per le persone in tutta la nostra provincia.
Questo, partendo appunto da questo e anche da tante altre iniziative, non per ultimo c'è qui oggi il presidente della l'AICE, cioè, che ringrazio che, di essere intervenuto, che è Galiano Carmine, con il quale abbiamo anche organizzato una serie di iniziative per portare la lotta alla, a una malattia come quella dell'epilessia, molto comune, che colpisce un gran numero di persone in tutta la Calabria, con la creazione di una panchina, ma non di una panchina, ormai tutti creano delle panchine, che è una cosa bellissima, ma dietro la panchina ci deve essere soprattutto un progetto, una conoscenza al di là del territorio di appartenenza. E questo lo faremo grazie alla comunicazione anche dell'Umbli, insieme a adesso a Manuela praticamente, che abbiamo avuto quest'idea. E in più, per tornare adesso al nostro discorso vero e proprio, che diciamo che è questo del turismo post-Covid, come ci siamo organizzati noi? Noi ci siamo organizzati con una serie di iniziative che ci portano ad essere in prima linea per far sì che soprattutto i turisti, che in questo momento, perché secondo me noi abbiamo una grandissima opportunità, qual è? Quella che, non potendo purtroppo andare all'estero, le persone, si prevede un grandissimo afflusso di persone da noi, soprattutto in Calabria. Questo per noi deve essere un'opportunità, secondo me. Questa opportunità deve essere sfruttata al massimo, come dicevano gli illustri ospiti che mi hanno preceduto, per far sì che il turismo sia un turismo di qualità e di sinergia tra ovviamente i vari luoghi e i vari comuni. Vi spiego, una delle iniziative che stiamo facendo con il presidente, sempre Antonello Grossolavalle, qual è? Quella di riesumare, se possiamo usare un termine diciamo così egizio, di riesumare quelle proloco dormienti da troppo tempo nel nostro territorio, in modo da fare fronte comune. E già ci siamo riusciti con le lezioni, quelle di Grisolia. Adesso siamo in un posto turistico di eccellenza, qual è quello di Praia, e a giorni praticamente ci saranno le lezioni. E facendo questa operazione cosa si fa? Si crea questa rete. Creata la rete, a questo punto si possono creare i servizi, il turismo di qualità. Perché se c'è sinergia tra i vari paesi, cosa succede? Che Scalea c'è la Madonna del Carmine, come diceva quel giorno, c'è la festa del peperoncino l'altro giorno, quindi essendo collegati tra di noi si può dare una valida alternativa al turista, che non verrà più e cadrà tipo tra le nuvole, cosa faccio oggi, bensì, come ha detto il responsabile di terra e da mare, il turista è sempre più esigente. Il turista è sempre più esigente, praticamente le possibilità sono sempre di meno economiche, si va verso un turismo sempre più di qualità, noi ci dobbiamo far trovare pronti, per decentrare anche, come abbiamo detto, non soltanto prendere praticamente dall'ombrellone proprio il turista, che aveva come unico suo obiettivo venire a mare, andare a Paola, Scalea, Praia, Cirella o dove si voglia, bensì dargli un'alternativa culturale, spostarlo, prenderlo dalla sede e portarlo nell'entroterra, nel paese vicino, dove insomma si crei questa rete. Noi non per ultimo abbiamo fatto, proprio domani presenteremo un sito, grazie sempre ad Antonello, mi devi scusare, una volta ti chiamo Antonello, una volta presidente, è l'emozione della cosa. Praticamente c'è un sito invece che è molto importante, è un sito della Riviera dei Cedri, attraverso il quale ogni proloco può caricare le sue iniziative, e questo creerà rete sicuramente e creerà un turismo di qualità. Un'altra iniziativa è quella che quest'anno, dopo tanti anni, grazie alla mia delega, insomma, organizzeremo la Bella d'Italia. La Bella d'Italia, ma noi come l'abbiamo vista? Non soltanto come un mero concorso, per quanto importante, di bellezza, bensì andare in tutte quelle proloco, servirsi delle proloco, della rete delle proloco, della Riviera dei Cedri in particolare, dove promuoveranno il loro territorio e in quella circostanza presenteranno le attività estive e appunto quello che potranno offrire ai turisti. Grazie. Grazie Presidente De Cursi. Andiamo a Roma. Elvira Sacco, Presidente della Proloco di Lago, delegato dell'Umbli Cosenza per la Sovrintendenza dei Beni Culturali. Tra l'altro impegniamo anche lei in una serie di progetti.
Buonasera a tutti. Sentite? Buonasera a tutti, io ringrazio intanto chi mi ha voluto diciamo in questa iniziativa. Vorrei partire da una parola che mi è rimasta impressa, da quello che ha detto il nostro presidente Grossolavalle, ovvero lui ha detto: noi in questo momento siamo costretti al turismo di prossimità. Beh, forse non è proprio una parola negativa essere costretti al turismo di prossimità. In qualche modo penso che siamo giunti, è arrivato il momento di che la Calabria, la nostra bellissima regione, debba in qualche modo ripartire da questo. Cioè il fatto di essere costretti a rimanere nei nostri territori, nei nostri confini, noi in qualche modo dovremmo prenderlo da spunto e dovremmo prenderlo come un'opportunità, perché purtroppo molto spesso siamo diciamo accecati dall'andare fuori i nostri confini e quindi non vedere ciò che ci circonda. Io penso che sia arrivato il momento di pensare un po' alla nostra regione, perché abbiamo tutte le caratteristiche e le peculiarità per far sì che questo avvenga e avvenga sempre nei migliori dei modi. E mi ricollego anche al fatto del discorso di terra da mare. Si parla di valorizzazione, si parla di promozione. Sicuramente diciamo che sono tante le località da promuovere e da valorizzare, ma no, non dobbiamo sicuramente dimenticare quelli che sono i nostri borghi. Quindi, al di là di quelle che possono essere le mete balneari più comuni, più conosciute, il turismo di prossimità deve farci riflettere su questa cosa, nel senso che deve spingerci, e credo che lo farà, lo sta facendo, verso tutte quelle mete meno note, meno conosciute. Basti pensare anche al discorso diciamo dei cammini, che è appunto un nuovo modo di turismo. E a questo proposito volevo ricordare che appunto l'UMPRI provinciale, diciamo alcuni mesi fa, ha promosso questa sorta di turismo, siglando un protocollo d'intesa proprio con il Cammino Basiliano. Mi auguro, e sicuramente lo si farà anche con il Cammino di San Francesco, proprio per portare avanti questa tipologia di percorso. Allora, noi, come la mia delega per quanto riguarda appunto i rapporti con la soprintendenza, ovviamente riguarda quella che sicuramente la promozione e la valorizzazione dal punto di vista storico-artistico dei nostri territori. E questo appunto è il mio ruolo, quello di fare da collante tra diciamo la soprintendenza in questo caso e tutte le proloco. Però è ovvio che dobbiamo partecipare tutti a questa ripresa, e lo possiamo fare in tanti modi. Noi per esempio adesso abbiamo come UMPLI provinciale, di cui mi sono occupata personalmente insieme al nostro presidente, ma anche con tantissime altre proloco, che insieme a 12 comuni abbiamo aderito a quello che è stato il bando del Ministero dei Beni Culturali, Borghi in Festival, che proprio in questi giorni è uscito l'esito, la graduatoria, che purtroppo ci ha visti non vincitori, ma perché sono stati finanziati soltanto 7 progetti in tutta Italia, e ovviamente le risorse erano così poche da non poter accontentare tutti. E anche questo in realtà deve essere un qualcosa per spronarci, per andare avanti. Il nostro progetto è risultato comunque idoneo, quindi possiamo sfruttarlo per promuoverlo magari in altri modi, aspettare che vengano finanziati anche diciamo i progetti che sono risultati idonei. Per quanto riguarda il nostro percorso, diciamo che riguarda appunto le proloco, per esempio il 21 di giugno saremo partecipi anche noi, insieme all'UMPLI nazionale, di cui si fa portavoce, della Festa della Musica. Abbiamo deciso di promuovere quelle che sono le caratteristiche musicali di ogni nostro territorio, attraverso anche la promozione del territorio stesso, partecipando a questa giornata con un evento che unisce tutte le proloco della provincia di Cosenza. Ma la vera novità è che, diciamo, questa è la prima volta di cui ne parlo, è che abbiamo pensato a quello che è un nuovo modo di promuovere e di valorizzare e allo stesso tempo fare comunicazione per quanto riguarda i territori, ovvero i tour virtuali.
Quindi abbiamo pensato in qualche modo di valorizzare e di promuovere le nostre bellezze attraverso questa nuova metodologia tecnologica che mi auguro che tutti insieme possiamo portare avanti. Ovviamente ancora siamo in fase sperimentale, però insomma mi auguro davvero che tutti insieme riusciamo a ripartire e ripartire davvero alla grande. Grazie tanto. Appunto nemmeno durante il lockdown, durante la pandemia, così come ha sottolineato ad esempio il presidente Licursi, perché sono state impegnate nel sociale, quindi aiutando appunto i comuni a superare questo momento di disagio e di crisi per molti. Ma anche oltre a questo non si sono fermati neanche nella conoscenza, dei territori e nell'organizzazione degli eventi. Passo la parola all'organizzatrice responsabile Umplico Senza degli eventi, Manuela Filice, che durante anche il lockdown ha insieme a tutto il team della comunicazione e a tutte le Proloco sviluppato diversi contest. Alcuni hanno raggiunto anche numeri molto, molto importanti, dimostrando che le Proloco comunque, grazie appunto alla tecnologia, non si sono fermate. Vabbè, io forse con uno riesco lo stesso, perché no, ok. Ok. Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente i presenti, ringrazio soprattutto il padrone di casa, il sindaco, che è un piacere conoscerlo. Vi chiedo scusa per la voce, ma semplicemente è perché è piena di emozione, semplicemente è da, diciamo, forse un anno e mezzo buono che non siamo seduti tutti ad un tavolo vicini, non stiamo in presenza, siamo abituati purtroppo a stare sempre dietro ad un computer, dietro ad un telefono, e non è la stessa cosa. Soprattutto la mia figura, quella appunto di organizzare eventi, la socializzazione, lo stare con le persone, il confrontarmi e molte volte anche litigare, perché no? Perché più che altro quando si parla, quando si costruisce insieme un qualcosa e andiamo tutti in uno stesso, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, è bello stare un'ora, due ore, tre ore a parlare, a confrontarci. Sì, è vero, noi ci siamo fermati purtroppo come tutti quanti più di un anno e mezzo, ma perché, diciamo, io sono una persona che non mi fermo mai, mi definiscono un po' una donna caparbia, vulcanica, ed è vero, soprattutto perché penso che chi si ferma è perduto, è sempre stata una mia prerogativa di vita. La stessa cosa l'ho immersa nel lavoro, quindi abbiamo pensato, organizzato diverse situazioni, abbiamo dalla realizzazione di mascherine, che è una stilista ha realizzato per l'Umpli in modo completamente gratuito, Vincenza Salvino, che ha distribuito poi alle Proloco, a tantissimi contest che, grazie anche e soprattutto ai presidenti di Proloco che hanno partecipato, abbiamo creato una nuova realtà virtuale proprio dell'Umpli. Però con l'augurio che soprattutto questo sia un discorso di ripartenza, o di ripartenza in presenza. La cosa che, diciamo, io tengo a sottolineare è il fatto che, se crediamo realmente in questa terra, dobbiamo fare un qualcosa, lo dobbiamo fare tutti insieme. Abbiamo un sacco di progetti, in ultimo c'è la realizzazione di una GRIF, che penso che nel mondo Umpli ancora non esiste. Sindaco, io sono uno un po' particolare come soggetto, non mi piacciono le cose normali, quindi cerco sempre il particolare nel particolare, ma soprattutto penso che l'Umpli, oltre a tutte le peculiarità che ha, cioè, che rimane proprio qualcosa che deve rimanere impresso sulla pelle, quindi questa è la realizzazione che dobbiamo fare. Ovviamente non dico altro perché lascio la parola a persone che sanno molto meglio di me cos'è l'Umpli. Grazie a tutti. Grazie, speriamo di
coincidenza anche con gli eventi. Sindaco Perrotta, l'ho lasciata all'ultimo con il nostro presidente regionale, che poi a cui affiderò le conclusioni, perché volevamo presentarle il mondo delle Proloco e dell'Umbli, per soprattutto esprimere il ringraziamento per averci ospitato oggi, il ringraziamento per aver dato alla nuova Proloco quindi anche i luoghi dove risiede, e in qualche modo fargli conoscere quel mondo delle Proloco che non è solo appunto turismo, ma è molto, molto di più. Lascio questo. Sì, buonasera, grazie per essere venuti a Paola. Il ringraziamento lo dobbiamo ai padroni di casa, ai monaci, alla comunità dei minimi e al padre provinciale che subito ha accettato, anzi ci hanno deliziato pure con questa colonna sonora, che è una colonna sonora di primo ordine, e quindi siamo stati anche in qualche modo benedetti dalla loro presenza. E saluto ovviamente intanto te, ma poi il presidente regionale, il presidente provinciale, i vari presidenti. Mi permetterete di salutare con affetto, con stima, con gratitudine il mio presidente, il presidente Lamberti, che ha preso un testimone importante, perché a Paola, come lui diceva, la Proloco ha svolto sempre un grande ruolo. L'ultimo presidente è stato Riccardo Ferrari, e a Riccardo voglio dire anche in questa occasione, voglio rivolgere il mio ringraziamento. Sono sicuro che Marcello, che unisce anche la sua verve di imprenditore, di persona come lui si è definito, di persona del fare, saprà dare un'impostazione ancora più pragmatica al passo con i tempi, perché poi di questo abbiamo bisogno. Quando si parla di Proloco, si parla di Umbli, intanto bisognerebbe partire da una prima riflessione. La Proloco è stata, diciamo, nel tempo la prima interprete di quel bisogno che c'era a livello locale per promuovere non soltanto le bellezze, ma le tradizioni, ma per promuovere il territorio. E quindi nella concezione originaria, ecco, questo percorso inizia proprio con la Proloco, e io alle Proloco dico grazie, perché grazie proprio a loro poi si è sviluppato un disegno diverso, che per qualche modo ha vinto pure quella sorta di provincialismo, quella sorta di campanilismo, perché si è fatto in modo che attraverso la promozione del singolo comune ci si mettesse in rete e si avesse la capacità di dialogare e quindi di discutere con tutti gli altri protagonisti. Oggi abbiamo fatto passi da giganti. Sentire Francesco Imbrois, io quando lo sento sono anche un poco arrabbiato, perché Francesco praticamente si candida a sindaco ogni volta, e quindi in qualche modo mi fa stare sulle spine, no? E lo dico con tutto l'affetto e con il rispetto che gli devo, perché Francesco è uno di quelli che ha saputo creare una nuova organizzazione. Cioè, se quello che lui ha spiegato oggi l'avesse detto 15 anni fa, ma anche il 2012, no? Lui avesse detto in quell'occasione che cosa si proponevano di raggiungere, probabilmente, viste le nostre circostanze, le nostre contingenze, l'avremmo guardato come un extraterrestre, perché un limite noi nel tempo l'abbiamo avuto, no? Che era quello di non saper creare la sinergia. Quando lui parla di 250 imprenditori che hanno saputo vincere il concetto di concorrenza, ma addirittura hanno fatto diventare le loro specificità un arricchimento,
ci accorgiamo che siamo in un'altra epoca. Per cui attraverso Francesco, attraverso Terra d'Amare, attraverso la Riviera di San Francesco, ecco, io le ringrazio perché poi quando senti parlare di Calabria e di Basilicata, quando senti parlare che i confini si stanno affievolendo, quando vedi che loro dialogano con la Puglia, con la Sicilia, quando sono capaci di preparare dei ponti, insomma c'è da avere speranza. Loro sono stati capaci di capire prima degli altri, anche ecco, quando sono nati i piani di spiaggia sono stati loro i precursori, loro che hanno fatto capire, io incomincio, questa è la mia terza consiliatura, quindi incomincio ad essere anzianotto, e però sono stati loro a darci delle dritte, noi abbiamo avuto in un certo senso ecco, l'umiltà di seguirli, di assecondarli, di capire, perché penso che un'amministrazione se soltanto non provoca dei problemi già è un'amministrazione virtuosa, mi spiego, perché molte volte l'amministrazione o la burocrazia che dir si voglia finisce col porre dei paletti, con porre degli ostacoli, col l'arginare quello che è l'entusiasmo che invece si deve creare. Loro sono stati bravi, a Palamo ci sono più di 20 lidi, c'è un'organizzazione che ha fatto sì che questa città, che è la città di San Francesco, diventasse qualcos'altro. E loro poi sono stati bravi anche nel dire che non c'è soltanto il mare, ma di proporsi in maniera diversa. Io voglio ringraziare, c'è il consigliere comunale Giuseppe Grupillo, io lo voglio ringraziare perché Giuseppe è uno di quelli che si è spinto, che lavora, che non ha bisogno di essere assessore, perché un altro dei segreti, no? È che bisogna agire a prescindere dal ruolo. Molte volte non, per motivi contingenti non si ha il ruolo, però se una persona vuole bene al suo paese si mette in discussione comunque. Adesso stiamo per dare, già la delibera è stata fatta, mi piace dirlo in questa occasione, alla Proloco, proprio alla Proloco, noi abbiamo avuto un bus, che è un bus avuto con un finanziamento regionale, un bus che è pure scoperto, quindi di 21 posti, un bus turistico, e noi lo daremo al Presidente Lamberti, perché attraverso questa collaborazione potremmo raggiungere bei risultati. Io l'altra volta ho parlato con il pare provinciale mi diceva, ecco, a proposito di quello che diceva Francesco prima e di quello che ho sentito ripetere, loro per agosto hanno un boom di prenotazioni, così come è successo, così come sta capitando ad agosto. Lui l'altra volta ci ha tirato un po' le orecchie dicendoci che ci sono delle cose che bisogna fare. Io me le lascio tirare molto, molto, con molta felicità, mi spiego, perché penso che il sindaco la prima cosa che debba fare è proprio quello di capire, e quando non capisce direttamente di farsi aiutare nell'interpretare quelli che possono essere i bisogni. Per cui lui diceva ad agosto ogni giorno è domenica, a luglio quasi la stessa cosa. Quando si parla che ogni giorno è domenica, si parla di migliaia di persone che transitano da questo santuario. Ho sentito parlare dei cammini. Il cammino di San Francesco è stato inserito, ormai è stato riconosciuto dal Ministero, è stato inserito nei circuiti. Io voglio ringraziare gli organizzatori, perché poi sono stati loro bravi a capire questo nuovo segmento, a mettere in rete i luoghi di San Francesco. A proposito dei luoghi di San Francesco, noi abbiamo presentato in Regione con l'assessore Orso Marzo che ci ha creduto, e poi in Senato un progetto di 17 milioni di euro che è stato riconosciuto, è stato diciamo così preso in considerazione. Adesso c'è un problema di soldi, di finanziamento, ma questo progetto che cosa prevedeva? Di mettere in rete i luoghi, vale a dire Corigliano, vale a dire Paterno, vale a dire Spezzano Sila e quindi Paola, i luoghi in cui San Francesco ha costruito direttamente il convento. Il quinto convento si trova a Milazzo ed è appunto in Sicilia. Quindi voglio dire, stiamo andando nel verso giusto. Dicevo prima al Presidente, poi ho visto che praticamente l'idea che abbiamo tutti quanti, anche in virtù di quello che è successo l'anno scorso,
La ripartenza, anche perché ci sono tutte le condizioni per la Calabria di porsi all'attenzione. Noi abbiamo bisogno, ci sono 5 milioni di calabresi sparsi nel mondo. Se soltanto i 5 milioni di calabresi ritornano, significa che, siccome siamo arrivati all'ottava, nona generazione, cioè di persone che non sono mai venute in Calabria, che quindi stanno per rompere, per staccarsi definitivamente dalla terra madre, ecco, se riusciamo in qualche modo a riavvicinarli, attraverso questo riavvicinamento si instaurerà un nuovo legame. Di questo abbiamo bisogno, e quindi dobbiamo approfittare di questa evenienza per farla diventare un'opportunità. E sono fiducioso per la presenza delle Proloco, che sempre di più riescono ad attirare l'attenzione e quindi a porsi come interlocutore ideale. Sono fiducioso per la presenza di imprenditori illuminati che hanno saputo, in questo periodo triste, hanno saputo anche incassare, nel senso che non hanno incassato, hanno saputo incassare in silenzio quelli che erano i momenti terribili da vivere. Adesso dobbiamo essere bravi noi ad aiutarli, a supportarli, perché c'è il momento anche per ognuno di noi di sentirsi parte di un circuito. Per cui penso che questa estate sarà l'estate veramente della ripartenza. Ne approfitto per ripetere le cose che dico sempre, che diciamo sempre. Cioè, non è il Tana libera tutti, dobbiamo stare attenti. Noi in questo momento, nonostante tutto, siamo con la mascherina. Ecco, si parla dell'apertura delle discoteche. Voglio dire, dobbiamo stare belli, attenti. I giovani si stanno dimostrando maturi, perché c'era qualcuno che pensava che non si vaccinavano, che invece sono i primi che si stanno vaccinando perché stanno capendo l'importanza della vaccinazione. Se ci sappiamo fare, sarà veramente l'estate della ripartenza, e poi continueremo su questa scia virtuosa. E in questo, ecco, io spero, in quest'ultimo anno che mi rimane di fare il sindaco, di essere capace di stare al passo della Proloco di Paola, di essere un interlocutore valido per voi che siete a livelli più alti, in modo tale che questa città, che è una città che ha una grande responsabilità, la si nota già nel nome, no? La città, io ho cambiato, cioè non è più città di Paola, è Paola città di San Francesco, perché mi sembra logico, no? Ci sono paesi che hanno cambiato il nome, Sasso Marconi, altri, Roggiano Gravina ha aggiunto il cognome del suo cittadino più illustre al paese. Noi abbiamo questa fortuna di aver dato i natali al più santo dei calabresi, al più calabrese dei santi, si suole dire, e quindi siamo felici ed orgogliosi di poter essere la sua città. Sentiamo la responsabilità e vorremmo che questa sua paternità sia la paternità dell'intera Calabria. Grazie e tanti auguri. Come lei ama sempre ripetere,
custodi di quella Calabria bella che deve essere, che deve trovare il primo importante e deve essere finalmente riconosciuta. Grazie, grazie Fabrizia, grazie a tutti quanti voi per aver organizzato una serata e un pomeriggio così bello. E il turismo di ritorno l'abbiamo fatto noi oggi, Umpli, sindaco, tu ti ricordi, qui abbiamo fatto una manifestazione con le prologo che è stata fantastica, qualche anno fa. Il priore, guardando le migliaia di persone, ricordo che disse: non ho mai visto tanta gente nemmeno nella festa di nel giorno della festa di San Francesco. Quindi fu una cosa veramente fantastica. Io arrivai qui con un paio di pullman di amici, non soltanto della Prologo ma anche di Lions, amici Lions, e fu una festa veramente molto bella. Beh, cosa dire? Intanto, sindaco, tu sei la persona che è più invidiata in Calabria. Te lo dico con grande tranquillità. Ora non sarai solo tu, ma ci sarà anche il presidente della Prologo più immediata. Allora, turismo religioso, turismo culturale, umara, a montagna, gastronomia, cortesia, cortesia. Perché Paola, non lo so se è perché è la città del santo, però io ho una sezione arbitri e io ogni volta che parlo con un arbitro di Paola ha un modo di parlare e di porsi nei confronti degli altri che è diverso da tanti altri. Allora, sono delle cose, sono delle doti, ma è un'autorevolezza che voi vi ritrovate, che chiaramente fa numero e fa peso. Allora, questo è il territorio numero uno o tra i numeri uno della Calabria, non c'è nessun dubbio su questo. Spetta a noi però far sì che questo territorio continui a crescere sempre. E io sono felicissimo di aver sentito l'associazione Terra da Mare, perché Antonello lo sa, perché con Antonello è come se fossimo fratelli, forse più un figlio che un fratello, però lo dico con grande tranquillità. Ma la cosa su cui noi abbiamo poggiato sempre il nostro interesse da anni è che non ci può essere soltanto un problema di turismo della settimana, ma ci deve essere un problema economico che ci deve spingere a creare sul territorio attraverso gli strumenti che noi abbiamo. Il primo strumento è quello di stare insieme con le istituzioni. E oggi io mi devo complimentare, perché è un bel regalo nei confronti, è un riconoscimento nei confronti della Prologo, ma il tuo lavoro va a rispecchiare quella che è la convenzione nazionale che noi abbiamo come Umpli, laddove si legge che l'associazione Prologo è la prima associazione a cui il sindaco, le istituzioni si devono rifare. Io l'anno scorso sono stato chiamato 3 giorni prima di fare 24 serate a Catanzaro, una settimana prima. Ma l'abbiamo organizzato perché? Perché chiaramente noi abbiamo delle convenzioni e siamo nelle condizioni di poter aiutare i sindaci, perché nel momento in cui il sindaco viene da noi, noi già gli facciamo risparmiare, io ho fatto risparmiare 25.000 euro solo di assicurazione, perché con il Covid voi sapete bene che se voi chiedete per una serata di 300 persone, un'assicurazione prende dalle 6 alle 800 euro. Noi abbiamo l'assicurazione nostra, quindi i sindaci non devono metterci nemmeno un euro più, perché attraverso le prologo andiamo avanti facendo risparmiare le istituzioni e soprattutto mettendo a disposizione le nostre persone, che chiaramente sono delle persone su cui si ha fiducia al 100%. Perché? Perché collaborano sul territorio attraverso le istituzioni o attraverso la prologo, sempre. Bene. Allora, detto questo, non mi devo dimenticare che in Calabria una cosa manca. Una, non tante, attenzione, perché io sono dell'idea, Fabrizia lo ripete sempre, che la Calabria non decolla, quando si dice non decolla perché è un aereo pieno di cose. Pensateci bene, la Calabria in passato non è mai decollata bene perché è pesante. L'aereo quando tenta di salire è piena di roba, il mare, la montagna, la cultura, le cose antiche, la gastronomia, la cortesia, la storia, quello che volete voi, c'è tutto. Noi non siamo una regione,
non voglio fare i nomi, che ha basato tutto sul tempo libero, perché noi abbiamo tutto quello che non hanno gli altri. Allora, se è così ed è così, è chiaro che noi dobbiamo lavorare perché? Perché dobbiamo tentare di sfruttare al massimo, permettetemi la parola bruttissima, le cose che però noi abbiamo. Allora, le figure professionali, io sono d'accordo con chi ha detto che ci dobbiamo inventare il direttore balneare, ma dobbiamo soprattutto lavorare anche per le guide, per i direttori d'albergo, che sono stati abbandonati da un sacco di tempo. Non è così, non si può andare avanti in una regione come la Calabria senza un progetto. Noi abbiamo bisogno di un progetto, e il progetto lo stiamo portando avanti noi umbri, insieme con le istituzioni che ci accompagnano, perché ce ne sono alcune che non ci danno ascolto, ma ce ne sono tantissime altre che ci ascoltano. Sapete, lo stare insieme significa anche che a un certo punto ha vinto in Europa la canzone italiana, l'avete vista? Bene. Adesso torniamo in Calabria. È arrivata seconda in Europa Curinga, con il platano di Curinga. Ma sapete perché? Perché la gente si è messa lì a cliccare e a votare. La stessa identica cosa è successa per il libro di Vibo, Città del Libro, Vibo. Allora, oppure la stessa identica cosa è successa anche per il borgo più bello d'Italia, Tropea. Noi ci ritroviamo quest'anno ad avere delle cose fantastiche che ce le ritroviamo perché siamo stati anche uniti. Perché se mancava l'unità, queste cose non le avremmo avute, ve le dico io. Cioè, se avessimo ragionato come ragionavamo decine di anni fa, e che ti menti, ma telefoni, e che un numero, ma chi è? Gli altri, furbescamente, invece andavano avanti perché si organizzavano e portavano avanti i propri territori. Bene, oggi ci siamo anche noi. Significa che abbiamo imparato a ragionare e soprattutto a rispettare il nostro territorio. Perché se ci diamo da fare per far sì che i nostri territori arrivino dove sono arrivati, e guardate che 3 riconoscimenti in un anno non mi pare che sia una cosa poca, eh? In un anno particolare, tra l'altro, guardate che è una cosa veramente eccezionale. E quando vado a studiare alcune cose, io stamattina quando mi sono letto alcune cose sull'albero d'Europa dell'anno, mi sono accorto che quest'albero c'ha 1000 anni e sembra che sia stato piantato, guardate da chi? Ai monaci basiliani. Allora, voglio dire, questa storia la possiamo trovare in altre regioni, là dove c'è il divertimento, il congresso, eccetera, non la troverete mai. Però se questa storia è così ed esiste ed è così, e spetta a noi fare il nostro ruolo, portare avanti queste figure e queste immagini che sono bellissime. Se non ci teniamo noi, vi aspettate che qualcuno da Venezia, per dire una città, o da Rimini venga qui per pubblicizzare le cose nostre? Allora, il ragionamento è questo. Nel momento in cui siamo consapevoli, allora noi vinciamo. E permettetemi di dire che l'Umpli continua a lavorare per fare sempre cose belle. Io oggi vi do una notizia che non ho dato, anche se l'avevo già da un paio di giorni, ma siccome abbiamo concluso stamattina con Concetta, che era una nostra consigliera di Reggio Calabria, Romeo, abbiamo concluso con una società, Le Proloco della Calabria, entrano nel progetto Erasmus. Significa che le nostre Proloco andranno in giro per l'Italia, per l'Europa, ma gratuitamente, ma attenzione, in Calabria noi porteremo gruppi di 15-18 persone che provengono dall'Europa e saranno ospitate sulle nostre territori, tutto pagato dall'Europa. Allora, sono delle cose e sono delle soddisfazioni che ci prendiamo perché siamo della Calabria e lavoriamo per la Calabria e non per altre cose. Lavoriamo per la Calabria. Laddove questi risultati si raggiungono perché la Calabria, ci vengano a cercare adesso, ci vengano a cercare. Laddove noi mettiamo in risalto le nostre cose, sono gli altri che ci vengono a cercare. No, facevamo una considerazione, io e il sindaco, tocchiamo ferro, dove c'è ferro. Però voglio dire,
nel momento in cui finalmente già l'anno scorso, ma già anche quest'anno, cominciamo a sentire che l'aria sta cambiando, è perché non è che abbiamo fatto una pubblicità, anzi, io parlo sempre, dico ai media, per cortesia, tante cose, ma lasciateli stare in terza pagina, in quarta pagina, e mettete in prima pagina le cose più belle. Noi abbiamo avuto con Fabrizia, con Manuela, con gli altri, eccetera, abbiamo avuto delle esperienze con parlamentari che stanno dall'altra parte del mondo, l'unica cosa che ti chiedono: ma ci fate cancellare quelle notizie che arrivano sempre dall'altra parte, perché noi lavoriamo per l'Italia e per la Calabria, e poi arriva una notizia di quel genere e sbanca completamente settimane di lavoro, di immagine che abbiamo costruito in positivo? Ecco, questi sono i problemi che abbiamo avuto. Però nonostante tutto, pensate che noi invece ricominciamo dopo una pandemia terribile, ricominciamo con tutti i morti che ci sono stati, ricominciamo per fortuna e ricominciamo bene. Se questo sarà vero, e sarà vero, lo dobbiamo soprattutto alle istituzioni che hanno lavorato bene, perché non tutte le istituzioni hanno lavorato bene, e soprattutto a coloro i quali ci hanno creduto, le associazioni, le Proloco, che io ringrazio sempre per aver cambiato vestito in fretta e in furia da associazioni turistiche, culturali, eccetera, a diventare associazioni di terzo settore, a dare una grossa mano alle istituzioni e alla gente che ne ha avuto bisogno. Allora questo ringraziamento, il mio, ma penso di tutta l'Umbria e delle istituzioni che hanno lavorato, è il ringraziamento più sincero che esiste, perché si dice che le persone giuste si vedono al momento del bisogno. Beh, noi l'abbiamo attraversato e le persone giuste le abbiamo incontrate. Grazie veramente per quello che avete fatto. Grazie. Prima di presidente della Proloco, di Paola, vuole consegnare un omaggio ai nostri presidenti. Sì, sì, prego. Allora, ringrazio tutti voi, secondo Paola, quindi... Ripeto, la mia è la passione, quindi il parlare così è la passione che tengo a quello che faccio per il mio paese. Sono nato a Paola, cresciuto a Paola e sono 30 anni che ho un'attività a Paola, quindi ho scelto di vivere in Calabria e porto sempre in giro il nome della Calabria e di Paola quando vado per lavoro anche fuori regione. Niente, io volevo consegnare un riconoscimento che rappresenta Paola, ma la Proloco di Paola Nuova, non perché quella di prima era da meno, però voglio dire, è una Proloco che riparte e con l'occasione anche di quello che è successo. E quindi volevo consegnare questi riconoscimenti con l'augurio che possiamo ricominciare innanzitutto in salute tutti quanti, perché questa è una cosa, è una è, diciamo, la base di tutto, la salute non ha prezzo. E poi, come avevo concluso prima, dicendo che la porta della Proloco di Paola è sempre aperta, quindi questo rappresenta la città di Paola, la porta di San Francesco, quindi le chiavi ce l'ha il sindaco, quindi lui prima ha detto, fatto il discorso, quindi volevo consegnare questo riconoscimento ai presidenti delle Proloco regionale e provinciale e poi anche al sindaco, perché è il mio sindaco, quindi è giusto che glielo dia. Soprattutto
determinate attività hanno risentito più delle altre del lockdown, purtroppo, del fermo. Speriamo invece che sia un buon augurio, sindaco, forse probabilmente non da questa settimana, dall'altra saremo in Italia, finalmente tornerà ad essere tutta bianca, quindi abbattiamo queste colorazioni e tutte le attività potranno ritornare in attività, ecco. San Giovanni in Fiore ha vinto, quindi un applauso alla scuola di danza, la scuola di ballo Laico Dancing di Milena Berni, con 1836 like, l'abbiamo fatto contato così. Manuela. Premio Manuela. Premio Manuela. Premio. Può venire, naturalmente la ringraziamo anche Presidente per questo lungo tragitto, ma almeno sappiate che siete appunto nella casa di San Francesco, del nostro patrono. Sì, i complimenti ovviamente alla scuola. Il presidente si avvicina, chiediamo di avvicinarsi, presente San Giovanni in Fiore. I complimenti a questa scuola di ballo che ha raggiunto il primo posto, si è classificata al primo posto, ma devo dire che Emanuele ha avuto la lungimiranza di individuare quel settore, appunto il settore dello spettacolo, il settore artistico, da oltre un anno viveva un momento di isolamento, quindi è di fermo, purtroppo. Con questo contest abbiamo dato, come dire, anche quel senso di allegria, di ripartenza, quindi un contest che ha raggiunto dei numeri veramente altissimi, perché poi passo la parola a Manuela che entra nel merito di questo contest perché l'ha curato lei con Piero Sciammarella, e ritengo che noi, sindaco, continueremo utilizzando i mezzi tecnologici proprio per far conoscere le tante particolarità e specificità artistiche che sono rappresentate appunto dalle scuole di ballo e dai gruppi folcloristici. E se il presidente di San Giovanni, al quale do anche un attestato, perché noi portiamo avanti quell'indirizzo dell'impegno e del merito, perché impegno e merito devono camminare di pari passo, e quando una prologo si impegna più delle altre, riceve sempre da noi quell'attenzione che ha meritato, ma anche quel premio che deve significare una motivazione sempre in più e sempre maggiore. Grazie Presidente, l'indirizzo di saluto e poi passiamo la parola a Manuela. Tanto grazie a tutti. Ecco qui. Grazie. Bisogna solo che ringraziare Manuela, perché alla fine ha tenuto in questo contesto. E poi bisogna dare i giusti meriti a Milena, perché ci ha creduto anche lei tantissimo. Quindi grazie a tutti quanti voi e grazie a lei soprattutto. Due parole, che dire, questo contest è stato uno dei tanti. Io ho tenuto a fare questa iniziativa, ma anche il Presidente Lavalle, abbiamo pensato un po' di aprire al mondo dell'arte, infatti è stato uno di quelli che abbiamo inaugurato con la danza, però abbiamo pensato anche di lanciare prossimamente un altro contest sulle altre appunto sfere che ci sono, in realtà che purtroppo sono state ferme. I numeri sono stati tanti, perché grazie alla partecipazione di chi ha partecipato, chi ha visualizzato, le condivisioni, diciamo che siamo arrivati più oltre i 50.000, le 50.000 visualizzazioni, che magari le persone che sono, forse abbiamo dato anche una mano a chi è stato a casa, invece di stare sul divano a non fare nulla o magari a guardare una televisione, abbiamo creato anche un po' di curiosità in questo.
però magari faccio parlare chi, insomma, la prima classificata, vai. Buonasera a tutti, un saluto caro innanzitutto a chi mi ha permesso di essere qui stasera, perché ci ha tenuto tanto Salvatore e quando mi ha proposto questa iniziativa sinceramente mi è piaciuta, perché il nostro settore sì, in realtà è da un anno e mezzo fermo, però c'è stata quella voglia di ripartire, di dare quel senso che noi ancora ce la possiamo fare. Quindi è un'iniziativa bellissima che ha coinvolto tanto e ha coinvolto tutti, in primis il mio paese, San Giovanni in Fiore, che saluto e sono onorata di rappresentarlo. Quindi grazie a tutti. Grazie, grazie. Sicuramente sarà una prossima tappa, San Giovanni in Fiore. Una cartellina con un calendario che rimarrà nella storia, il 2020 ovviamente, e evidenziando... anche in un periodo critico, difficile, drammatico, i colori e la speranza rappresentate dalle Proloco. Al signor Sindaco e al consigliere Grupillo. Grazie. Grazie a te, signor. Grazie. Grazie tante. Mi posso permettere? Di... Sì. Prego, se viene qua così sì. Abbiamo problemi. Parla molto lui. No. Sarò molto... Prego, molto... perché se no ci cacciano via. No, assolutamente sarò molto breve. Il mio vuole soltanto essere un modo per ringraziarvi tutti, per essere qui presenti a Paola, in questo bellissimo palcoscenico stasera. Siamo nella Basilica di San Francesco. Volevo fare i complimenti al presidente di Paola, Marcello, che mi lega da un'amicizia oltre trentennale, quindi io sono molto contento che lui sia stato eletto presidente, con lui ringrazio tutto il suo staff, dal vicepresidente al segretario, ai consiglieri e tutti quelli che ne fanno parte. Come volevo ringraziare il presidente onorario, perché così mi ha detto, gli hanno dato la carica di presidente onorario al vecchio presidente Riccardo Ferrari, che ben ha fatto anche lui negli anni, però come diceva il presidente provinciale, si chiude un'era e se ne apre un'altra. Quindi io faccio gli in bocca al lupo al neo presidente Lamberto, alla Proloco di Paola e con lui a tutte le Proloco che siete qui in Calabria per il grande lavoro che fate. E non posso non ringraziare il direttore di Terra da Mare, perché come diceva il sindaco caro, abbiamo un nuovo candidato sindaco che potrebbe essere perdonami la battuta, Francesco, nell'amicizia ci mancherebbe altro, però è la verità, perché se si riesce veramente a fare sinergia fra i vari territori, penso che la Calabria torni ad essere e a prendere quello che è il suo stare nell'Italia. E con questo termino, ringraziando il Presidente regionale per le parole teste dette, per la Calabria e per la città di Paola, e spero che se non sia quest'anno, almeno il prossimo anno, riusciamo a rifare quell'evento, Presidente, con tutte le Proloco, con ognuno, perché io parlo molto con il Presidente Lamberti, nella suggestiva, non so se siete stati, ma spero che ritornerete, così faremo un giro nel nostro centro storico, dove metteremo a disposizione come amministrazione, sindaco vado un po' avanti se mi permetti, delle casette in legno che andranno ad ospitare ogni territorio e ogni Proloco delle varie città con le loro peculiarità. Non voglio più allungarmi, grazie e complimenti a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie.